Gian Guido D'Alberto si candida a sindaco di Teramo. Ex capogruppo del PD nella commissariata amministrazione comunale guidata dal noto modello Teramo di centrodestra, oggi si presenta alla città ufficialmente, sostenuto da un nutrito comitato civico che vanta personalità nel mondo della cultura, del commercio e delle professioni. Non ci sarà candeggina che tenga, chi ha distrutto Teramo negli ultimi anni non troverà posto per nessun accordo con noi, tuonano di concerto i sostenitori di D'Alberto sindaco. E aggiungono, in questa città la priorità non sono le buche stradali, piuttosto capire dove portano le strade da aggiustare. Qual è la novità del vostro progetto? Innanzitutto la richiesta, non un'autocandidatura, ma una richiesta che viene da un comitato promotore che ringrazio, rispetto al quale mi sono dichiarato disponibile, ovviamente però sulla base di determinati presupposti, perché mi interessa più il progetto piuttosto che l'essere il candidato sindaco a prescindere, perché non è questa la strategia credo vincente, ma non funziona così. È una candidatura che in realtà viene da lontano, perché segue 9 anni di attività amministrativa concreta, costante, ininterrotta al Comune di Teramo, di opposizione ad un sistema di potere e di governo che ha affossato questa città fino a portarla al commissariamento. Ecco, sulla base di questi presupposti io do la disponibilità alla costruzione di un progetto che abbia una caratteristica, una discontinuità netta, reale rispetto al sistema di sgoverno, dico io, che è stato messo in campo in questa città. Ma tra liste e candidati sindaci sfioriamo la decina, il caos politico è senza precedenti. Lacerazioni all'interno del centro-sinistra e del centro-destra fanno immaginare un unico scenario, la vittoria dei 5 Stelle, e lo sa bene anche Gian Guido D'Alberto. Guardi, io dico questo, ho apprezzato molto l'azione del presidente Di Sabatino e anche l'umiltà con cui si è approcciato anche dopo le elezioni del 4 marzo a un percorso di dialogo sul tentativo che è quello di mettere insieme forze civiche e politiche. Io non ne faccio una questione tanto di carattere strettamente politico, penso che si debba partire dal civico per mettere insieme, e questa è un'azione che dobbiamo mettere in campo tutti, ma rispetto alla quale io ho dato una disponibilità a lavorare, mettere insieme le forze civiche e politiche che però abbiano una connotazione, che abbiano la forza di confermare l'azione di opposizione ad un, cioè di ripartire dal contrasto rispetto ad un sistema di potere che è stato messo in campo.